Ok, benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi proviamo a fare le sfere poiché, come vedete, questo tutorial non vuole fare solamente la sfera poiché, vuole quindi creare anche una piccola ambientazione dietro, un piccolo poggio per la sfera poiché e fare un rendering che appunto sia abbastanza realistico come questo qui che ho fatto proprio ieri. Vi dico subito, innanzitutto apriamo Maya, vi dico subito che vorrei farlo con il V-Ray e quindi non con il render che c'è in Maya già installato, tipo Mental Ray, ma V-Ray è un pochettino più, poco più complicato da usare, però i render sono molto molto meglio. Allora, spero che abbiate già visto il video scorso, così partiamo già. Che sappiamo le basi. Niente, creiamo una sfera velocemente, gli facciamo lo smooth due volte, andiamo con lo spazio sulla vista frontale o laterale, prendiamo solamente le facce in mezzo e con l'extrude ritorniamo in dentro. Ora, perfetto. Ora selezioniamo bene. Allora, innanzitutto dovete andare su Setting Preference, Plugin Manager e attivare V-Ray perché altrimenti non potete assegnare i materiali V-Ray all'oggetto. Perfetto. Una volta fatto, selezionate tutta la parte di sopra come sto facendo io. Assegna nuovo materiale. Avrete V-Ray Metal. Ecco, ogni tanto mi fa questo giochetto qui. Niente, riassegniamolo. Assegniamo materiale, V-Ray Metal e lo chiamiamo rosso. È importante dargli il nome, altrimenti poi ci scordiamo qual è il metallo giusto. Allora, colore di diffusione rosso, bello acceso. E questo qua appunto sarà il colore finale che vedrete. Poi le uniche cose che ci interessano sono la riflessione e il colore sarà bianco perché un materiale metallico di solito riflette bianco oppure il colore originale, però bianco vi assicuro che viene meglio. E usiamo il Fresnel con la suddivisione A16. Perfetto, facciamo la stessa cosa per gli altri colori. Quindi assegna nuovo materiale, V-Ray Metal, questa volta bianco, riflessione abbastanza alta, Fresnel 16 e lo chiamiamo bianco. Ora qui in mezzo assegna nuovo materiale, V-Ray Metal, nero, non troppa riflessione e 16. Come vedete la sfera poiché è iniziato a crearsi. Ora create un bel cilindro. Come sapete già, se avete messo impostazioni come l'ho messo io nello scorso video, ve lo troverete in mezzo, quindi sapete già che è selezionato e sposterete subito il cilindro. Poi cliccate due volte su Rotate Tool e cliccate su, se non è già attivato, il Discrete Rotate con step size a 15. Questo vi permette di muovere discretamente, diciamo con discrezione, appunto, qualsiasi oggetto voi state facendo fare la rotazione, in modo da essere convinti che quando la fate, in questo momento è perfettamente allineato, vedete? È perfettamente allineato con l'orizzonte. Perfetto, ora fate come sto facendo io, fate sì che appunto rientri giusto giusto dentro la sfera, poiché vedete quando questa linea verde appena appena sparisce, perfetto, è dentro. Ora un trucchetto è di innanzitutto di aumentare, ecco, ma è proprio stupido a volte. Niente, creo un altro cilindro e stavolta lo faccio prima, aumentare le suddivisioni, così,
Sì, aumentarle abbastanza a caso, basta che aumenti. E fare niente, fare la stessa cosa di prima. Inserire. Ok. Una volta convinti, il trucchetto è di assegnare il materiale che non l'ho chiamato, però è il quarto, vero? Mi sono dimenticato di chiamarlo. Chiamiamolo adesso nero. E subito di attribuirgli il materiale, in modo che adesso che facciamo il mesh booleans difference, la parte sottratta sarà già colorata di nero. Perfetto, una volta fatto questo, innanzitutto proviamo a vedere se... No, ecco, non viene bene, quindi fa niente, lasciamolo senza smooth. Niente, prendete un altro cilindro, anche questo aumentiamolo abbastanza. Ecco, questo se volete farlo bene mettete i round cap, che appunto permette di averlo, beh, lo vedete da soli, e lo schiacciamo, lo rotiamo bene in modo da essere perfettamente allineato, gli diamo subito il colore bianco e lo inseriamo. Perfetto. Allora, adesso dobbiamo trovare la giusta dimensione in larghezza. Facciamo così. Perfetto. Vediamo come l'ha fatto l'altro. Ma sì, dai, ancora. Mettiamo un po' più fuori, un po' più piccolo. Ora duplicatelo con Ctrl D. Sapete già che è selezionato l'altro, perciò potete subito rimpicciolirlo e portarlo fuori. Quindi ora, in base a quanto volete, lo tirate fuori e lo fate un po' più piccolino. Perfetto. Allora, la sfera poiché essenzialmente è fatta. Ora, se volete modificarla un pochettino, se volete migliorarla. Allora, andiamo alla parte del render. Se questo è per fare il render appunto di ciò che vedete al momento, come vedrete, il risultato sarà appunto di una sfera bruttissima, stilizzatissima. Voi cosa fate? Andate qui e mettete V-Ray e poi ridate il render. Già molto meglio, come potete vedere. E ora la parte, diciamo, più interessante. Innanzitutto, potete fare il combine della mesh in modo da poterla muovere tutta quanta insieme senza problemi. Ok, io la metto precisamente allineata. Ok, allora la cosa divertente adesso è mettere diciamo lo sfondo. Lo sfondo ve ne ho già preparato uno che troverete sempre nei link sotto il video, come troverete anche il download di V-Ray. V-Ray vi dico subito che è la versione 2000 per Autodesk Maya 2013-2014 per 64 bit. Se volete, si potrebbe fare anche una piccola velocemente. Ecco, va, dai, la faccio velocemente. Allora, F, assegna nuovo materiale. Ecco, se volete far sì che non avete V-Ray, non potete scaricarlo, questo e quest'altro, vi faccio vedere con Maya 2MR, quindi Mental Ray, cosa dovreste fare. Allora, il più utilizzato è dei materiali di Mental Ray e Mia Material X-Passes, che voi cliccherete e dovete fare esattamente la stessa cosa. Quindi mettere il colore rosso acceso, la riflessione alta e mettere Metal
materia. E niente, e basta. Io lo rimetto rosso. Ok. Perfetto. Quindi, una volta fatto questo, creiamo il nostro piccolo la nostra piccola scena. Andate su render setting e cliccate esattamente ciò che clicco io. Quindi andate su illuminazione in diretta, mettete la G on, se proprio volete farlo benissimo, cliccate anche questi due on, quindi caustiche e caustiche riflettive e refrangenti. Aumentate la suddivisione dell'ambiente occlusion a 16 e andate su Environment. Su Environment dovete cliccare sull'attivazione dell'Override Environment e cliccare sul primo quadratino che c'è qui, sulla piccola scacchiera. Andate su File e qua appunto, vi apre l'attributo editor del file che avete appena scelto e potete andare a prenderlo andando sul desktop o comunque dove l'avete inserito voi. Ecco, vi dico subito che appunto andremo a cercare ciò che vi ho passato sotto nel link. Cos'è questa? Questa è un'immagine HDR. Un'immagine HDR è un'immagine, diciamo, a 360 gradi che appunto permette di far sì che vengano molto meglio appunto ci sia uno sfondo e le cose riflettenti vengano esattamente come c'è nello sfondo. Quindi andate su Window, Rendering, Hypershade e qui trovate sia tutti i materiali che abbiamo fatto bene e se andate sulle texture trovate diciamo, il file che avete appena caricato. Con il tasto centrale del mouse trasportatelo sugli altri quadratini, come sto facendo io, e è fatta. Cliccate su Render e come vedete la palla si è appunto sistemata dentro questo file, questa immagine a 360 gradi. Se voi muovete così nel render vedete che anche lo sfondo, in base a cosa visualizzate, cambia. Questo diciamo che è il modo principale per far venire le cose più realistiche in Maya. Ora, a noi questo basta e non basta. Ok, se volete fermarvi qui, potete fermarvi qui perché alla fine il render è fatto, la sfera poche c'è e viene abbastanza bene. Se avete voglia di continuare, io faccio un piccolo, molto breve, ecco, anzi facciamo un bel, fate come faccio io, prendete un cubo, un po' sotto, zac, e zac, fate anche qua assegnazione di nuovo materiale, andate su V-Ray Metal, diffusione colore aumentatela pochino, riflessione aumentatela, Fresnel 16, facciamo un colore neutro quindi. Una cosa carina è utilizzare il bevel qui. Il bevel, che mi pare che voi lo troviate qui, ecco, in Edit Mesh Bevel, quando lo cliccate o succedono questi casini, ed è molto probabile che succedano questi casini, oppure se lo settate bene, quindi vi faccio vedere come l'ho settato io velocemente. Ok. Vi crea appunto, vi ammorbidisce tutti questi, solamente i lati. Ecco, se avessimo fatto uno smooth, in questo caso sarebbe successo che la nostra base sarebbe diventata così. E a noi non andava bene. Ok, fatto questo, cosa facciamo? Facciamo come ho fatto nell'immagine, quindi creiamo una più piccola sfera bokeh.
Perché non so se ve lo ricordate, ma le sfere Poké, quando clicchi il tastino in mezzo, cioè questo qui, o vengono tirati fuori i Pokémon, oppure vengono rimpicciolite per stare meglio in tasca. Ok, me le posizionate dove volete. E adesso piccolo rendering per vedere come va il lavoro. Direi che è abbastanza venuto bene. Ok, finito di fare il rendering. Sì, è venuto bene. Fate così se volete fargli un minimo di far finta che ci sia, diciamo, una base. Ok, diciamo che questi quattro qua li andiamo in bevel. Ok. Perfetto, una volta fatto questo, l'unica cosa che rimane da fare è il render. Ecco, come vedete, niente, questo diciamo che fa finta che ci sia una base su cui è appoggiato davvero sul terreno e rende un pochettino più realistico il tutto. Se avete voglia di rendere il render ancora più complicato, adesso vi spiego come poter mettere il depth of field, quindi la messa a fuoco e lo spazio, diciamo, di messa a fuoco, l'area di messa a fuoco in Maya. Diciamo che il tutorial per la Pokéball è finito qui. Però continuare con queste cose, diciamo, è molto più carino perché è anche facile. Quindi l'unica cosa da fare è andare su rendering e creare una nuova camera. Ok, dovete questo, diciamo, non la camera, ma l'altro che sarebbe il punto di messa a fuoco, dovete metterlo circa all'inizio, diciamo, della sfera Poké. Perfetto. E poi questo qui lo vedremo tra poco. Guardate, se andate su Panels, andate in Perspective, camera 1 sarà adesso entrate nella camera che avete appena creato. Quindi voi sistematevi circa così, o come piace a voi. Questo qua lo rimettiamo qui. Ok, ora andate su impostazioni, camera, depth of field, mettete get focus distance from camera. L'apertura, allora, di solito l'apertura funziona proprio in modo inverso da come funziona su Maya, non mi spiego il perché. Comunque mettetela tipo ad 1 e date il render. Se tutto va bene, esatto, e va bene, questa volta siamo fortunati. Appunto la sfera Poké viene abbastanza a fuoco, viene perfettamente messa a fuoco e ciò che dietro viene sfocato. Ora sì, sarebbe magari potuto bastare anche uno sfondo sfocato, però questa è proprio un calcolo matematico che fa ed è quindi molto più facile e sicuro. Infatti, se adesso io prendo una palla grande e come vedete la sposto indietro, ma sì, tipo lì, e faccio il render. Come potete iniziare a vedere subito, anche la sfera Poké dietro viene sfocata insieme allo sfondo, proprio perché è lontana. Ora, qualche
piccolo dettaglino, se ci avete voglia, andate su, potete cliccare appunto il cilindro centrale, assegnare nuovo materiale, e qua su V-Ray esiste il V-Ray Lite. Questo vi permette, dandogli un rosso, ok, di niente, guardate voi stessi, teoricamente dovrebbe appunto illuminarsi. Questa non è un'illuminazione normale, quindi fa finta di essere illuminato. Questo è proprio un oggetto che emana luce. Quindi, nel caso ci fosse qualcosa di fianco, verrebbe illuminato dallo stesso. Niente. Se avete altre domande, io ci sono. Se volete aumentare la dimensione del rendering, quindi farlo un Full HD o qualcosa del genere, andate su V-Ray Common. Noi adesso abbiamo praticamente utilizzato le cose che ci servono, quindi l'illuminazione indiretta, che ci permette appunto di avere questa illuminazione omogenea fatta bene, il V-Ray qui, che ci permette di mettere uno sfondo e di impostare la messa a fuoco, e adesso su V-Ray Common potete andare su Resolution e aumentarla quanto volete. Tipo un 1080, contate che ovviamente il render sarà molto più lungo. Niente, fatto questo, se avete domande, scrivetemele sotto nei commenti, che magari la prossima volta potremo anche iniziare a fare qualcosa di più complicato, come una macchina, però ovviamente ci vorrà molto più tempo rispetto a un bicchiere o una sfera poiché. Perfetto, buona giornata, ciao ciao!